Benvenuti sul canale 216 del Digitale Terrestre con la tua TV. Io sono Armando Granato e questo è il tuo TG Puglia. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha emanato una nuova ordinanza per fronteggiare l'emergenza Covid. Sarà valida da oggi 27 marzo fino al 6 aprile. Ecco le nuove regole. Blocco degli spostamenti verso le seconde case al di fuori del comune di residenza o domicilio, eccezion fatta per motivi di necessità o urgenza. Chiusura di tutte le attività commerciali alle 18, tranne i negozi di generi alimentari, i distributori di carburante, le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie. Obbligo di prenotazione per usufruire del servizio di asporto nelle attività di ristorazione. Inoltre, l'ordinanza raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di limitare la presenza dei dipendenti nei luoghi di lavoro, ricorrendo quanto più possibile allo smart working. Sono iniziate in Puglia le prime sperimentazioni del vaccino Made in Italy Reitera. Due gli ospedali regionali coinvolti, il Vittorio Emanuele II di Biceglie e i Riuniti di Foggia. La sperimentazione nazionale, arrivata alla sua seconda fase, coinvolgerà un totale di 900 volontari, prevalentemente giovani tra i 20 e i 30 anni, ma anche persone tra i 40 e i 60 anni. Se tutte le fasi della sperimentazione dovessero andare a buon fine, già il prossimo autunno il Reitera sarà distribuito ufficialmente come vaccino per la lotta al Covid-19. In questo lungo periodo di chiusura dei teatri, gli attori e tutti coloro che lavorano nel e per il teatro ne hanno risentito gravemente. Il Teatro a Muro è l'iniziativa ideata dalla compagnia teatrale Foyer 97 di San Severo per portare il teatro fuori dagli spazi teatrali attraverso manifesti e locandine interattive grazie a QR code sparsi per la città. Conosciamo il progetto ascoltando l'intervista ai creatori realizzata da Sabino Ignozza. Oggi 27 marzo era la data prevista per la riapertura nazionale dei teatri, riapertura ulteriormente posticipata a causa pandemia. Voi di Foyer 97 cosa avete organizzato per oggi a San Severo? A San Severo la nostra compagnia, visto il periodo di pandemia, abbiamo cercato di inventare qualcosa che andasse verso il pubblico che sempre ci ha seguito e continua a seguirci. Abbiamo inventato il teatro al muro, che insomma vuole essere anche una sorta di provocazione, visto come il comparto del teatro e dello spettacolo è messo proprio spalle al muro da questa grave condizione. Abbiamo voluto mettere dei manifesti sui quali c'è l'inizio di un monologo e inquadrando un codice QR si potrà ascoltare il resto del monologo. È nell'ottica proprio della promozione del teatro e della cultura teatrale. I monologhi ne sono 12 in giro per la città, e sono dei monologhi di autori classici, da Shakespeare, Ibsen, Pirandello, Baricco. Questa è l'idea per ridare ancora vigore al teatro. Voi come compagnia teatrale come state reagendo a queste restrizioni e a questa chiusura forzata dei teatri? Beh, noi non abbiamo la ricetta ovviamente, abbiamo la capacità di reagire con un'intenzione, con una priorità, che è quella appunto di non mollare. In questo periodo non c'è nessuno che riesce veramente a trovare la strada giusta per resistere, per risolvere. Però sicuramente inventarsi delle iniziative che possano in qualche modo tenere vicina la gente al teatro, all'idea del teatro, al mondo del teatro è qualcosa che ci fa sentire vivi e che ci fa stare vicino alla gente e che fa stare la gente vicino a noi. Per il momento resistiamo, stiamo nel nostro spazio, cerchiamo di fare delle cose attraverso la rete, attraverso queste iniziative che ovviamente creano delle distanze assolutamente naturali, e aspettiamo come tutti che il teatro riprenda a vivere. Singolare ma significativa manifestazione di protesta ieri a Bari da parte degli operatori dello spettacolo duramente colpiti dalle chiusure forzate per il Covid-19. Campane a morto e 110 bare una accanto all'altra in Piazza della Libertà come simbolo della morte del settore.
Su ogni bara uno strumento di lavoro quali microfoni, luci, fari, strutture palco, amplificatori e impianti video. Ad organizzarla è stata la Federazione Aziendale dello Spettacolo Puglia. Quella di oggi è una installazione simbolica, ha dichiarato il presidente regionale della federazione Pino Lo Console, che non ha nulla a che fare con i veri e propri morti, ma che è solo l'estremizzazione della condizione attuale. Voltiamo pagina. Dopo le case a un euro, il comune di Taranto ha pronto un bando per locali commerciali in Città Vecchia. Sentiamo di cosa si tratta nel servizio. Non solo abitazioni a prezzi simbolici, ora l'amministrazione comunale di Taranto, guidata dal sindaco Rinaldo Melucci, offre un'altra occasione per cambiare volto alla Città Vecchia con il bando per l'affidamento a privati di numerosi locali commerciali di proprietà del comune. L'obiettivo è quello di trasformare l'isola, il quartiere più antico della città, che già ospita la facoltà di giurisprudenza, in un luogo bello che attiri anche turismo e commercio ad collegato. Sentiamo l'assessore Francesca Viggiano. Insieme anche alla sinergia con la Direzione Sviluppo Economico e con i miei colleghi Gianni Cataldino e Fabrizio Manzulli vanno a bando i locali di Città Vecchia con delle destinazioni d'uso che sono permeate rispetto a quelle che sono le esigenze mostrate dal sindaco Melucci, che vuole portare qui rigore, decoro, ma soprattutto sviluppo economico sulle direttrici principali che sono l'università, il turismo e soprattutto le attività commerciali, che qui potranno avere un'occasione di sviluppo e di rilancio. Tenete conto che il prezzo a metro quadro degli immobili commerciali, quindi la locazione, avrà come base 1,95 euro, 2 euro a metro quadro. Significa poter dare un'occasione a tutti gli imprenditori di Taranto, a tutti i ragazzi che vogliono lanciarsi nel mondo imprenditoriale, di poter avere dei luoghi sicuri in Città Vecchia e inserirsi in questo sviluppo che l'amministrazione sta portando nell'isola. Cambiamo argomento. È la foggiana Maddalena Colamussi l'agente di viaggio che ha portato a casa il Wedding Awards 2021 come fornitore più raccomandato in capitanata dalle coppie del famoso portale matrimonio.com per la categoria Luna di Miele. L'abbiamo intervistata per voi. Allora, il premio è un premio che mi ha fatto emozionare, soprattutto perché è stato assolutamente inaspettato, cioè io non sapevo neanche dell'esistenza di questo premio. Questo premio nasce grazie alle recensioni che le coppie che hanno viaggiato con me, e questa cosa mi emoziona molto, hanno rilasciato su questo portale proprio. Io non sapevo neanche che ci fosse il reparto delle recensioni, ti dico. E infatti quando mi è arrivato questo messaggio da una mia sposina futura, ho detto: Madonna, ma io non ho partecipato a nessun premio, com'è possibile? Poi sono andata a curiosare, o meglio, i referenti di matrimonio.com mi hanno spiegato praticamente come funziona. Ed è sicuramente bello, è stato bello, emozionante in un momento difficile, e immagino che come lo è stato per me, lo sarà stato sicuramente per tutti i colleghi che sono nel mondo del wedding in questo momento, però è bello, bello, emozionante, devo dire. Come vedi la ripresa? La cosa più importante è che si riprenda un po' tutta l'economia in generale, perché tu sai bene che viaggiare sì, è una cosa bella, è una cosa importante, è una cosa che tutti desiderano, ma non è sicuramente la cosa più importante, cioè ci sono tante altre priorità. Quindi io mi auguro che la ripresa ci sia per tutti, in modo tale che la gente si possa concedere anche la possibilità di viaggiare. Però non la vedo male, cioè diciamo che sono positiva. Ecco, se io ti dovessi dire proprio darti un tempo, io presumo che settembre-ottobre dovremmo essere... parlo però ovviamente di estero, parlo di paesi extra UE. Settembre-ottobre, più ottobre che settembre, li vedo come un momento di ripartenza per quanto riguarda i viaggi a lungo raggio. Poi mi auguro che l'estate sia aperta un po' per tutti. Brescia e Brindisi insieme contro il pullismo. Le due squadre che militano nel campionato di Serie A di basket domenica saranno avversarie. Alla vigilia della gara, però, i giocatori di entrambe le squadre si schiereranno al fianco del movimento giovanile antibullismo Ma Basta. Vediamo il servizio di Danilo Santoro. Sarà una sfida speciale quella che domani metterà di fronte la Germani Basket, l'Epi Casa Brindisi. Gara valevole per la 24esima giornata del campionato di Serie A di basket.
Le due formazioni, con l'impegno e la collaborazione dell'azienda A2A Match Sponsor, aderiranno all'iniziativa Ma Basta, un movimento di giovani e giovanissimi impegnati nella lotta contro il bullismo e il cyberbullismo. Un progetto che già nel nome esprime le sue finalità. 1000-0, sport vince, bullismo perde. E così, già alla vigilia dell'appuntamento di domani sul parquet lombardo, i club di Brescia e Brindisi hanno partecipato congiuntamente all'iniziativa attraverso i protagonisti in campo. I giocatori di entrambe le squadre, infatti, sono stati coinvolti nella realizzazione di un video emozionale che promuove il contrasto del fenomeno del bullismo dentro e fuori le scuole e di quello online, conosciuto come il cyberbullismo. Durante il riscaldamento che anticipa il fischio della gara, poi, i due team indosseranno una speciale maglia celebrativa, realizzata ad hoc per l'occasione, così da veicolare in maniera decisa e impattante l'importante messaggio. Chiuso a Bari l'Istituto Oncologico Giovanni Paolo II per far cominciare le operazioni di disinfestazione della rete idrica dei reparti. La causa è il sospetto della presenza di legionella all'interno della rete idrica. Il problema è venuto alla luce 2 settimane fa a seguito del decesso di una paziente risultata positiva al Covid e alla legionella. Disposto ora il blocco ai ricoveri e il trasferimento dei pazienti presso altri ospedali per attuare la bonifica integrale della struttura. Ricordiamo che già lo scorso novembre 2 padiglioni del Policlinico di Bari, Chini e Asclepios, furono posti sotto sequestro a causa della presenza della legionella nella rete idrica. Arriva dall'Università di Bari una buona notizia nella lotta al cancro del colon. Grazie ad un finanziamento del MIUR è stato messo a punto un farmaco che porterebbe alla morte le cellule staminali tumorali che di solito resistono alle terapie. Lo studio ha anche dimostrato la possibilità di sconfiggere le cellule tumorali senza chemioterapia associando al farmaco inibitore un secondo farmaco. Il lavoro è frutto di una collaborazione fra l'Ateneo Barese, l'Università di Palermo e la Sapienza di Roma. È tutto per questa nostra edizione del TG, vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro un buon proseguimento di giornata con i nostri programmi.